Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento con la serie dedicata a Farming Simulator 22 per la serie Ritorno alle origini. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi, naturalmente, che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione trovate tutti i link. Ma detto questo, andiamo avanti. Allora, ragazzuoli, off camera mi sono lavorato questo terreno. Ho raccolto le barbabietole e oggi inizieremo a effettuare alcuni piccoli lavoretti, ma prima di tutto andremo a vendere alcuni mezzi. Allora, prima di tutto però dobbiamo dismettere le stalle che non useremo, quindi andiamo subito a effettuare la rimozione. Naturalmente approfitto per salutare l'amico La Zappa Storta, l'amico Moreno. Mi raccomando, iscrivetevi ai canali di questi due miei grandissimi amici. Allora, andiamo a vedere un attimo come siamo messi anche nella parte qui dove abbiamo l'ovino. Vediamo un po' se hanno prodotto qualcosina e lo spostiamo. Oh, ok, adesso no, andiamo a svuotare la situazione qua, sperando che funzioni. Oh, ecco qua. Allora, c'era un'incompatibilità di questa mod con un'altra. Ok, perfetto. Allora, qui abbiamo iniziato a mettere in produzione i materiali. Perfetto. Allora, adesso facciamo una bella cosa. Andiamo a prendere la nostra automobilina, ecco qua, e che abbiamo venduto, ovviamente. Allora, come ci andiamo? Ah, no, aspetta, l'automobilina sta qua, sta direttamente giusto. Eccola qua. Ok, perfetto. Allora andiamo avanti, vediamo prima qui se c'è da svuotare qualcosa, perché vedo il camion, quindi allora latte non ce n'è. Sette le scodelle sulla tavola del re, una tuzza e tuziale, come dice Moreno, dunzi dunziale ale. Uè. Salutiamo naturalmente l'amico Moreno. Allora, anche questa la dobbiamo smantellare, la dobbiamo purtroppo vendere, perché per il momento non ci serve, quindi sono soltanto spese passive. Allora, vediamo un po' come siamo messi qua. Qui è tutto pieno. Ok, quindi potremo anche iniziare a far produrre. Vai. Abbiamo anche, fra le altre cose, abbiamo messo anche la produzione di olive. Allora, ah, questa è piena. Ok. Quindi abbiamo sia le olive che
l'uva, che sta praticamente piena. Oh, senza volerla abbiamo liberato un bel po' di spazio qua. Allora, vediamo un attimino. Io ho scaricato delle mod. Allora, dovrebbe esserci qualcosa per la conservazione delle merci. Ecco qua. Allora, all cooling chamber. Cooling chamber. Ovviamente non la metteremo qui, ma la metteremo da un'altra parte. Allora, questo dice all with small cooling chamber. Metal version. Allora, prendiamo la macchinina qui e andiamo dall'altra parte. Vi ricordo ovviamente che le mod che sto utilizzando in questa serie le trovate su kingmods.net. Allora, la macchinina però mi sa che ve la ricordate? Ok, allora dobbiamo andare a dare prima un'occhiata poi anche alla zona industriale, all'area industriale. Veramente fatta, come si dice dalle mie parti, a mastiere, ovvero fatta veramente come si deve questa mod. Oggi ovviamente faremo molto più building, quindi molto più, spenderemo molto di più oggi, ma naturalmente andremo a iniziare a vendere un po' di attrezzatura perché non le utilizzo molto spesso, quindi mi sembrano abbastanza sprecate. Qui ci abbiamo anche tanto pupuccio. Allora, stavo pensando di installare la cella frigorifera proprio in quest'area qua, lasciandogli anche un po' di verde qua vicino, giusto per non cementificare, quindi non andare a consentitemi il termine, imbastardire, ma io a non rendere più quello che è il gioco. Allora, vediamo un po'. Questo dice che all with big cooling inverted version, ok. E questa small, no, mettiamo questa perché ho l'intenzione ovviamente di spostare un po' le cose. Allora, modalità adesione C, ok, speriamo di non fare danni. Mettiamoci un po' più di stand qua. Oh, ecco qua. Così iniziamo anche a liberare un pochettino il piazzale dell'area industriale, del polo industriale, perché ovviamente abbiamo un sacco di materiale buttato lì un po' alla come va. Ma prima di tutto devo vendere un po' di cose, un po' di mezzi.
Allora, facciamo così. Vendiamo il class. O no? No. Perché noto che qui lagghiccia un pochettino in questa zona. Ecco qua. Allora, facciamo così. Facciamo così. Qua questo ci fa sto trattore qua. Ah, laviamolo. Let's wash it. Allora, facciamo così, iniziamo a vendere la General lì perché ho intenzione di alleggerire un pochettino. Poi prossimamente, naturalmente, prenderemo un altro mezzo interessante. È stato piacevole, caro General Lee, ma adesso ci dobbiamo separare. Oh, 2 mesi, l'abbiamo utilizzata poco. Non me la fa vendere? Aspetta, facciamo così. Vendi. E abbiamo detto bye bye alla General Lee. Allora, vediamo un pochettino cosa abbiamo di bello, di proto bello, per la serie bare a 4 ruote. Ci abbiamo, vediamo se l'ho caricata, eccola qua. Ci abbiamo la Renault Clio. Vediamo se carica. Eccola qua. Però questa c'ha la guida. Ecco qua. Abbiamo anche sistemato. Allora, mud flap interior cage no, perché diventa il portabagaglio. Questo ci torna sempre utile. Agganci il gancio, io direi di metterlo, è che torna sempre utile. Rims sono un po' troppo pacciano. No, lasciamo questo colore perché è il colore originale. Ok, ho capparoggero, compra, vediamo un po' dove ce l'ha messa la macchina. Attenzione ragazzi, che macchinina, è come lag, fatta bene, wow, sentite come reagisce sto motore. Quindi andiamo nell'area industriale e andiamo a a vedere un attimino come siamo messi di là. Sapete che cosa vi dico? Che la vendiamo. Mi sa che la mod è pesante, direi piuttosto, vediamo un po' se ce l'abbiamo. Allora, prendiamo un bel furgoncino, esatto, bravi, bravi, perché così da una parte scarichiamo e dall'altra poi carichiamo con il muletto. Quindi, vediamo un po'. Europallet, grandi sacchi, ecco qua. Poi il colore mi piaceva quel blu, questo è interessante.
Bello. Bello questo, lo porta a Sanremo, vai. Questo ovviamente sono mod che trovate nel mod hub ufficiale. Eccolo qua. Oh. Ecco qua. Possiamo caricare fino a 8 euro pallet. Accendiamo i lampeggianti. Questi sono le flashlights. Per quelli che parlano bene l'inglese, sono luci lampeggianti. Ci diamo un'occhiatina qua, poi dopo iniziamo a progettare. Inizieremo a fare un piccolo progettino. Niente male, spero. E spero che vi piaccia. Allora, dato che siamo pieni di pallet di vino, io direi di andare subito a vendere un po' di vino. Allora, vediamo un po' quanto. Ehi. Allora, diamo un'occhiatina e vediamo quanto ci pagano il vino e soprattutto dove conviene andarlo a vendere, perché siamo veramente pieni. Quindi andiamo a vedere. Succo d'uva. Dunque, vediamo un po'. Allora, erba condizionata. Ah, forse non ho capito di che si tratta. Allora, succo d'uva. Ristorante 5 e 4. Andiamo al ristorante, vai. Adesso iniziamo ad andarci con il trattoriello. Approfitto naturalmente per salutare la mitica guerriera _ GG con la mitica Jenny, e saluto anche la Gaia insieme alla mitica Eliza, la nostra super moderatrice. E saluto naturalmente tutti voi che in questo momento state guardando questo video su YouTube. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo. Attivate le notifiche e, come dice Moreno, e tunzi tunzi. Oggi abbiamo un bel po' di cose da fare, quindi restate sintonizzati. Poi dopo, fatto questo, dobbiamo fare alcuni lavori, quindi stiamo cercando di recuperare un pochettino di soldini, perché poi ovviamente dobbiamo man mano recuperare le spese. Nel frattempo qui c'è la mod delle produzioni delle patate qua, ma ovviamente ho fatto un macello, quindi tutto a posto.
Vai Zidaba. Quanto abbiamo recuperato? Vendiamo tutto l'uva. Pardon, tutto il succo d'uva. Perché dobbiamo anche recuperare le spese, perché adesso poi, fatto questo, dobbiamo andare a continuare a fare una cosa un po' particolare. Abbiamo liberato anche la parte, diciamo, panoramica, poi vedremo successivamente cosa andare a mettere lì. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sound of tunzi tunzi. Ovvio, su, approfitto anche per salutare l'amico Neo Fernbus, Cayman Lore e tutti gli amici dell'Allegra Combriccola. Allora, se non ricordo male, control 1, non si vede più niente. Allora, com'era? Avviare caricamento automatico. Ok, perfetto, quindi ci avviciniamo. Le ha caricate un po' in maniera un po' approssimativa. Perfetto, perfetto. Andiamo a vendere, poi faremo, poseremo il trattoriello qua e andremo a verificare come funziona il furgoncino. Ah, devo accendere i lampeggianti, me l'ho proprio dimenticato. Saluto anche l'amico Oleari Enrico, naturalmente. Saluto DJ Sassi e tutti voi, naturalmente, non iscritti. Mi raccomando, se volete sostenere questo canale, lo potete fare iscrivendovi, che è tutto gratuito, gratuito, come dice l'amico Morenaus, hashtag Morenaus. Tunziale, tunziale, tunzi tunziale. Abbiamo venduto circa 22.000 litri di vino. Stiamo alleggerendo un pochettino il gioco. Facciamo le manovre, come si dice, in maniera professional. Prossimamente aggiungeremo un'altra mod del maestro Nick, che saluto naturalmente, a cui facciamo anche una bella scoccatella di mani. Però è una scoccatella di mani, non l'ho ancora fatta a nessuno, quindi scoccatella, vai, setup. Sandra Lerz, logistica 1, ha suonato applausi per 0 bits. Grazie, grazie, meno male che me l'hai detto, e tunzi tunzi a lì. Quindi, ovviamente, tunzi a lì, tunzi a lì, tunzi tunzi a lì.
Perfetto. Allora, mi sembra fra le altre cose che sia anche piuttosto stabile il segnale oggi, quindi con grandissimo stupore, non dico che ho risolto, però diciamo che facciamo un altro applauso ai... Logistica 1 ha suonato, applausi per 0 bits. Facciamo un applauso agli operatori di Twitch che stanno facendo funzionare bene i server. Allora, purtroppo ha switchato e mi sono trovata, ecco qua. Ok. Allora, adesso andiamo sulla su dove abbiamo costruito la stalla, perché dobbiamo anche creare un percorso. Ci andiamo direttamente con il trattoriello. Io off camera ovviamente mi sono un attimino portato avanti con diciamo così le migliorie da portare alla stalla. C'è sta a dici, ci può fare. Dov'è che l'ho messo? Oh, mi sono scordato, qua. Eccola là. La voilà, la stalletta. Quasi quasi farei l'ingresso da qualche parte qua, eh? Abbiamo messo anche la sbarra qua. Come si alza? Ecco qua. Morino, qua ci vuole l'olio. Here we are, and so let's take a look, take a look. Allora, come la vogliamo fare? Potremmo farla, visto che ci troviamo che deve rientrare, quindi la farei un po' particolare. Qua ci vorrebbe Arvid 80. Che saluto naturalmente, che è molto ma molto più bravo di me per quanto riguarda la logistica. 1 ha suonato, applausi per 0 bits. Oh, abbiamo trovato anche il giusto situazione. Allora, vediamo un po'. Vorrei fare una cosa un po' particolare. Non la vorrei fare dritta, ma vorrei farla tipo che ci fa fare una curvetta. Quindi, vernice. Ormai io prediligo la ghiaia qua. Tutti quelli che mi conoscono sanno che utilizzo solo ed esclusivamente la ghiaia. Allora, come vogliamo fare? Allora, ci vorrebbe qualcosa che
intanto noi dobbiamo anche collegare la parte qua dietro, quindi utilizziamo questa quadrata e la mettiamo un po' più piccolina. Intanto iniziamo a tirare un po' troppo. Arrivato a questo punto però mi sorge il dubbio che intanto la strada questa congiunge e fa così, giusto? Arrivato a questo punto qui vai verso la stalluzza. E poi qua, e poi qua, bella domanda. Mettiamoci pure qualche. Ah, mi stai scordando. I was forgetting something. C'abbiamo un po' di cose. Interessante, wunderbar. Vediamo se stanno qua. Nicht. Nein. Nein, Sarah Gippen. Saluto il mitico Gippo. L'amico Gippo. Non stacca. Vabbè, allora mettiamo. Intanto mettiamo gli alberozzi. Dunque, andiamo metterei B. È giusto. Creiamo una specie di area. No. Allora, mettiamo la siepe, ecco qua. Mettiamo un po' di siepe. Ecco qua, e due. Qua facciamo un'altra bella casuccia. Noi comunque qua dentro noi non è che ci dobbiamo entrare con i mezzi. Però ci mettiamo per dare un senso di apertura, open air, open space, ci mettiamo una cosa. Reno 91-basso VR. Amiche ed amici, un caloroso saluto a tutti. Uila, Moreno carissimo, ma ti fischiavano le orecchie prima per caso. Buon pomeriggio a te. Grazie di essere passato come sempre. Stiamo facendo un po' di cose strane qua. Moreno 91-basso VR. Yeah, ma hai cambiato mic. No, è sempre lo stesso, le cuffie. Le ho cambiate perché quelle altre lì praticamente, a parte che non si trovavano i ricambi, e poi perché praticamente le membrane erano un po' così. Moreno 91-basso VR. Ti sento forte, forse sarà il mio dispositivo mobile. Faccina felice con lacrime di gioia. Vediamo, no, in realtà ho pompato io un pochettino qui su OBS. Spero non arrivi distorto. Beh, che l'audio è digitale, quindi non va in clipping perché ho fatto un po' di regolazione. Le regolazioni. Allora, ci rifacciamo un'altra scuccatella di Mania Morino. A proposito, ragazzi, vi invito a passare nel canale di Morino Sono perché Canales. Davvero
Logistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Praticamente vi linko l'ultimo video che Morino. Reno 91-basso VR. Ok, allora ok, pensavo che il mio dispositivo stava per esplodere, rotolarsi dalle risate. Ah no, aspetta, mo riduco un pochettino. L'importante è sentirlo presente la causa. Allora, diciamo così. Oh, Morino, tunzi. Sono i picchi, quindi va bene così. Sono alcuni momenti in cui modulo in maniera un po' più forte la voce e si sente il tunzi di intonare. E fra le altre cose, Logistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. E fra le altre cose sto notando pure che mi pare che è leggermente più stabile la live. Ma sarà sta un caso? Moreno 91-basso VR. Ok, grazie Xinfo, sorriso, vai Agila XV. Ok, salutiamo anche Mr. e Mrs. Agila. Aspetta un momento, ragazzi, qua dobbiamo mettere due vasi da notte, due vasetti, perché mi rendo conto che al momento sta zona qua è spoglia. Dobbiamo copiare a Morino, ragazzi. Shh, non glielo dite che lo stiamo copiando. Non glielo dite che lo sto copiando. Moreno 91-basso VR. Da me c'è la nebbia, lì come va? Qua oggi ma parzialmente nuvoloso, diciamo che stamattina c'era quella lenza di sole e poi si è nascosto. Allora vediamo un attimo come funzionano queste cose qua. Ora ho capito, now I capisce out, però questi non vanno bene qui. Ora ho capito, questa mod Morino la trovi nel mod ufficiale, si chiama Stone Pat se non mi sbaglio. Quindi torniamo un attimo. Moreno 91-basso VR. Sono i cosini per la pioggia, ce l'ho pure io. Diciamo di sì, questo mashup le faccio vedere così. A proposito, wow, questo è l'ideale per progettare le salitine. Wow, Morino, sei un mito, sei. Hashtag Morino, sei un mito. Ma fatemi in mente una cosa, Moreno House. Oh. Questo non attacca più. Beh, questo ovviamente ci fa capire quando siamo, quando bisogna livellare il terreno. Bravo Morino, bravo. Però, gli facciamo una stradina, non la voglio fare troppo standard, devo copiare a Morino, ragazzi. 91-basso VR. Bravo quando dormo, LOL. Ma pure quando mangi, che dici? Ecco, mi sta venendo in mente una cosa che forse potrebbe. 91-basso VR. Soprattutto quando mangio, rotolarsi dalle risate. Allora là siamo più o meno bravi un po' tutti quanti. Allora Morino, dimmi un po', che dici la stradina che deve congiungersi con quest'altra parte della stalla, la facciamo qui a incrocio classico oppure la facciamo qui, diciamo più o meno a metà di questa distanza? Vediamo un po' cosa dice Morino, così poi. Moreno 91-basso VR. Incrocio e poi bello. Dici basso qui oppure a metà? Ma Moreno ci mette in difficoltà. Moreno 91-basso VR. Ya, basso e spiani. Ok, allora vediamo, mo facciamo così. Cerchiamo di tirare una linea quanto più dritta è possibile. Facciamo così. Wow, questa è una tecnica che utilizza Moreno, ragazzi. Non ve la posso svelare perché
altrimenti poi tutti quanti lo copiano, anche i big lo copiano e non lo dico. Che io l'ho presa da Moreno, non glielo dite. Moreno 91 basso VR. Salutiamo i big rotolarsi dalle risate. Sì, comunque Moreno è stata bellina l'idea di mettere il vetro un po' ovunque. Nella serie che è messo di della Morecraft, cose buone da monte. Secondo me possiamo dire bravo Moreno bravo. Sì, direi di dire bravo Moreno bravo. Scriviamo bravo Moreno bravo. Scuccatella di mani innanzitutto, vai. Sound alert. Wgistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Moreno 91 basso VR. Ia poi nel prossimo episodio faccio esterno. Sì, tieni presente, fra le altre cose, io ho lasciato anche il commento, però per gli amici di YouTube vi invito ad andare a guardare il video, ovviamente ad iscrivervi al suo canale se non l'avete ancora fatto. Naturalmente, se non vi siete ancora iscritti a questo canale, fatelo, perché insomma mi permetterete un attimino di crescere. E ti dicevo che nel commento, quel commento che ho lasciato, secondo me è l'ideale. Poi gli amici di YouTube e i copioni, ovviamente, andatevelo a vedere i video di Moreno e Tunzi Tunzi Ale. Moreno 91 basso VR. Ya, arrivo subito, faccina sudata, molto felice. Ok, vai tranquillo, vai. Tanto qua mi sa che ce n'ho per un bel po'. Che mi sono fatto sto progettino qua, che poi quando lo si fa off camera viene una cosa e in live diversa, però alla fine poi ciò che conta è fare la sum che facilo totale. Schmaffe one schmaffe do. Beh, molto alla Moreno, dobbiamo dirlo. Allora, dunque qua ci metterebbe una bella barriera di quelle là con i fiori. Decorazioni. Lo sta. Altro. E infatti sta qua. Allora, vediamo un po'. Se l'ho caricato. Un momento. Sta all'inizio. Vediamo un po' più avanti. Salutiamo anche più avanti. Avanti più. Eccole qua, ecco qua. Allora, questa, vediamo se c'è quella lì con la sbarratella. Eccola qua. Mettiamo giusto 3. Non c'è male, però ha fatto una danna esagerata. Smussa, gira. È tutta colpa di Moreno. Hashtag tutta colpa di Moreno. Povero Moreno che gli fischiano le orecchie. Ma forse male non è stata. Ok, mo ne mettiamo un altro qua. Qua a fianco, già mi sono scordato. Altro, anzi, no, qua gli metterebbe. Sì,
Ja, wunderbar. Das ist wunderbar. Ok, allora, mo qua ci stanno questi cosi qua che... Li trovate nel mod ufficialos, però questi non vanno bene. Questi sono tutti i bordini dei marciapiedi. Marciapiedi. Allora, arrivati a sto punto però, facciamo, replichiamo quello che abbiamo fatto dall'altra parte. Un bel vialone a fianco a quello delle fresille. E ci metterei... No, questi no, non sarà cipen. Ja. Due, una serie di wunderbar così. Allora mettiamo uno qui. Uno qui. Ecco qua. E io pago. Meno male che abbiamo venduto il succo d'uva. Allora cerchiamo di metterlo più o meno equidistanti. Hashtag equidistanti. Ok. Grosso modo. Beh, questo lo mettiamo qui. Oh, però non c'è male. Cerchiamo di metterli. Buon pomeriggio, zio Dan. Ui, carissimo Enrico Enriquez, buon pomeriggio a te, buon inizio della settimana, caparogiro. All'inizio della live ti ho salutato, vedi? Caro nipotino, c'è pensiero. Detto saluto anche il mitico Oleari Enrico. Oleari Enrico. Yeah. Buon pomeriggio a te, carissimo. Sta cambiando già fascia. Fino da logistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Fino a qualche minuto fa c'era il nostro Morenhaus House che molto probabilmente è andato a fare un po' di carica caffettoria. Ah. Ma sto zitto un po'. Ora è il momento di tacere. Tunzi tunzi a lei. Tunzi tunzi a lei. Sound alert. Da logistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Mamma mia come lagga. Ai ai ai. Facciamo così. Oleari Enrico. Grazie grazie. Facciamo così. Lasciamone solo paio qua. Ok, ecco qua. Scusate, ma ogni tanto qui. Andiamo un po'. Beh, sì. Molto meglio. Stavo rischiando di fare laggare tutto il caos. Ok, diciamo che tutto sommato potrebbe anche essere buonino qua. Buonino buonino. Ah, qua però manca. Sei influenzato? No, più che influenzato, raffreddato, perché stamattina si stava bene qui a Napoles, quindi sono uscito a mezzi manicos. Poi dopo le temperature, appena si è abbassato il sole, ha iniziato a fare un po' più freschetto e quindi mi ha freghetto. Mi ha freghetto. Chiudiamo la sbarra qua. Ciao.
Qua però mi sembra un po' spoglio così. Decisamente spoglio. But anyway, I have to paint down here. E ci mettiamo un po' di erbetta. Ecco qua. Allora, qua però lo vedo ancora un po' spoglio, quindi... Un albero qua ci vuole, però. Ci vorrebbe... Mettiamoci un albero di quelli a cosa l'arc qua. Questo mi garba. La salice piangente. E salice. Salice sam. Vediamo se c'è qualche altro. Un ulivo. Ulivo. Madu. Questo. Ecco qua. Così quando arriviamo qua diciamo, se sbagliamo strada diremo, è colpa di Moreno che ci ha fatto mettere la strada giù all'incrocio. E tunzi tunzi a lei. Un arrivo. E c'è la situazione qua. Beh, sì. Arrivato a sto punto, però, io li metterei... questi già si lamentano. Allora, mettiamo un po' in piano qua e vediamo un attimino quello che si deve fare, che... Allora, smooth. Yes. Allora, cancello, vediamo un po'. Ehi, domani devo per forza togliere il fatto che salta. Non è qua. Oleari Enrico, qui da me a Parma da stamattina ha piovuto molto e anche adesso sta piovendo. Caspita, spero sia una cosa leggera, diciamo così, che le piogge di questi periodi fanno danni, eh. Fanno parecchi danni, quindi è abbastanza complicatush. Oppla, ecco qua. Oleari Enrico, no, piovuto forte. Caspita, quella dalle due parti esce da proprio sotto la pioggia. Qua pure c'è allerta meteo. E per il momento diciamo che è abbastanza tranquillo per il momento. Poi dobbiamo vedere dopo come va a finire. Mi scordo sempre dove stanno quelle le sbarre dell'anzi, quasi. Andiamo un attimo. 5. Ah, questa è la mod di Nick, ma quasi la mettiamo. 5. Aspetta, qua si deve modellare meglio. Oleari Enrico, meno male che domani mettono sole. Meno male. Altrimenti ti viene l'appocondria, come si dice da queste parti. Ti viene un po' di malinconia. Recinzioni. Mettiamo. Abbiamo detto le mod del maestro Nick. Moreno 91-basso VR. Rieccomi su per Tubi, faccina felice con lacrime di gioia, pollice in alto. Vedi che qua ci sta Enrico, eh? Ragazzi, facciamo un bel applauso a Nick perché ha fatto una bella mod. 91-basso via. Guella chiocciola Oleari Enrico. Sound alert. Da Blogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Ovviamente
in questa serie sto utilizzando anche un'altra mod di Nick, che naturalmente è la Watermel, ovvero è una produzione d'acqua che tramite lo scioglimento della neve voi potrete Ciao Morinowski, come va? Potrete tranquillamente crearvi, produrre l'acqua a costo zero. Ovviamente i consumi che ci sono per il macchinario, però ragazzi vi assicuro che vi farà risparmiare un sacco di soldini, eh? Siamo Moreno 91-basso, no, non mi piace. Qui fa freddo e nebbia, ma bene. Chiocciola Oleari Enrico e Tunzi e Tunzi Stella Media. Stella Media addirittura. E che è Stella Media? Ah, è Stella che sta frequentando le scuole medie. Brava Stella, brava. Brava zio, bravo. Studi, studi, impegnati. Mamma mia, che macello sto combinando. Oleari Enrico. Anche qua c'è freddo. Ma comunque ragazzi, l'autunno c'è. Manca solo climaticamente parlando l'autunno, eh. Ma noi a livello stagionale più o meno ci siamo. Ok, allora qua come siamo messi con le situazioni? Allora, latte. Ah, le mucche ci hanno prodotto il latte, perfetto. Paglia ne abbiamo. Sto guardando proprio voi e Tunzi Tunzi. Mi sembra che ci sta tutto. Ok. Allora, mo qua. Però meno male sono letto al caldo. Ah, va tutto a posto, Enrico. Hai risolto poi con quel problema là? Senza scendere nei particolari, ovviamente, privacy. -basso VR. Dab, puoi abbassare leggermente il microfono. Sempre X piacere scimmia che non vede bevanda calda caffè patacca. Ok. Ce l'ho mancato. Tutto ok. Ok, perfetto. Mi avevi raccontato di quella cosa là. E giustamente, vedi, lo zio Dab non c'ha proprio memoria corta. Vedete, amici di Twitch e di YouTube, come vedete, fra me e anche voi che passate a farmi compagnia, poi si crea anche un legame soprattutto umano in primis, e poi diciamo quello di colui che cerca di intrattenere gli altri. Allora, visto che qua ci abbiamo messo i paletti di Nick, io qua ci farei una bella finiz. Ma lo zio Zappa dove sta? Dassi che sta al lavoro. Moreno 91-basso VR. Grazie per aver abbassato il microfono, cancelletto Mick. Oh, figurati, che io ieri ho fatto una registrazione per un'altra cosa e mi serviva la voce un po' più presente, quindi è per questo che l'ho messo. Comunque ragazzi, ma mi sta garbando questo angolino qua, eh? Facci la miseria. Qua ci vuole una scuccatella di mani. A voi che siete venuti a farmi compagnia, ma una scuccatella di mani va anche al nostro Moreno. Da logistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Moreno 91-basso VR. Ya, ti faccio la multa prossima volta, pollice in alto, faccina felice con lacrime di gioia. No dai, la multa no. Chiudiamo, chiudiamo. Devo ricordarmi la prossima volta che quando arrivo qua con in mezzo mi devo fermare, altrimenti sbatto qua sui qua. Un applauso per tutti. Eh sì, vai, ce lo facciamo un applauso. Applausi, vai regia. Sound alert. Da logistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Come fa Moreno, o meglio zio Gigino, nei video di Moreno, nella serie RP che sta portando. Allora, però qua io vorrei mettere qualche piantina piccolina, che questo
Salute. Aliscia Gargarozzo. Volare Enrico Giastri Dim da Aliscia il Gargarozzo, in Dracati. Moreno 91 Grazie. Trattino basso Salute. VR. Applausi X lo zio Stella Media. Grazie per lo Stella Media. Moreno 91 trattino basso VR. Faccina felice con lacrime di gioia, faccina felice con lacrime di gioia. Comunque Moreno, poi ti darò una chicca in privato, anzi mo te lo scrivo là, per una cosa che potresti fare per quanto riguarda YouTube. Mo te lo scrivo, aspetta, così poi vedi se è fattibile. Moreno 91 trattino basso VR. Ya, c'è anche un mio audio dopo pollice in alto, faccina felice con lacrime di gioia. Ah, meno male. Moreno 91 trattino basso VR. Pubblicità. Ok, aspettiamo Moreno, il rientro di Moreno, dello zio Moreno nel frattempo. Vediamo un attimino. Allora, qua però, ecco. Qua ci dobbiamo mettere un paio di luci. Luci. Yeah. Mettiamo qualcosa di particolare. Trattino basso VR. Finita, ho letto, ma sarà un problema. Oh, parziale, capito? Ah, mi stavo scordando dell'illuminazione qua. Stiamo facendo un lavoro degno del presidentissimo La Zappa Storta, che salutiamo naturalmente. Moreno 91 trattino basso VR. Poi vedo se in caso ho una mezza idea. Io mi ho dato uno spunto su quella cosa lì. Poi puoi anche cestinarla magari, se vedi che non ne vale la pena. Allora, queste le abbiamo messe tutte sulla nostra sinistra, quindi mo mettiamo le luci. Sì, le mettiamo qua sulla nostra destra. Cerchiamo di alternarle un po'. Anzi, mettiamo le luci alla Moreno. Ah, Moreno, preparati, perché adesso mettiamo le tue luci. Luci Moreno e tunzi tunzi a lì. Tunzi tunzi a lì. Tunzi tunzi a lì. Tunzi. È uscito pazzo zio Tab qua. Questa è bella, questa è bella. Bebe, 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 giovanotti. Questa è meglio che lasciamo un po' di spazio là. Viva la patata, cuore rosso, cuore rosso, cuore rosso. Fritta o bollita? Fritta non è male, ma anche lessa. Lessa pure è buona. Salutiamo naturalmente Alessia, Alessandro, Sandro e tutti quelli che si chiamano più o meno così. Mi sa che qua dobbiamo vedere un pochettino, arrivando di sera, com'è la situazione qui. Devo fare come ho fatto la volta scorsa, mettere le luci. Quando è scuro. Apro tubo, comba. Si è aperto tubo. Waiu. Waiu. Oh, le nostre mucche. Fra le altre cose. Fammi chiudere la porta. Altrimenti scappano qua. Fra le altre cose. Sono sempre quelle là. Ok, questa mi pare che... E potato. Allora, questo lo lasciamo qua. Nel frattempo andiamo a giampiamo. Allora, questo lo dobbiamo vendere e andiamo a vendere il camionno. Anzi, lo vendiamo così. Lo salutiamo perché ovviamente Olearie Enrico
No, lo Scania no. Per il momento lo vendo perché c'ho un sacco di mod. Ecco, già va un po' più lisciamente. Vediamo un po' cosa c'ho. Camion, quelli standard per il momento. Ah, il Volvo 1, ecco cosa dovevo prendere. Allora, prendiamo, siccome dobbiamo fare viaggetti un po' particolari, prendiamo il Globetrotter, il trottatore del globo. Prendiamo questo che non l'ho mai provato. Così facciamo Eurotruck, come dice il nostro Moreno e Tunzi Tunzi. Allora, design. Questo è bellino. Allora, XL, prendiamo il più potente che ci sta, 750, così come il Tunz Tunz Scania. Design, questa è la prima volta che lo vedo. Belli. Design 1. No, il 2 mi piace di più. Il 2. Ah, ma che le sembo stesse. Vai. E quando ma quest? Moreno 91-basso VR. Il sound parlante è inferiore. Rotolarsi dalle risate, rotolarsi dalle risate, tuzzi e tuzzi. Sì, quello ogni tanto si ferma, quindi non ti preoccupa. Oh, allora abbiamo acquistato questo mezzo. Ma questo è modernissimo. Questo mezzo sicuramente Moreno l'avrà già portato nella serie. Guarda come fila. Bellino. Allora, facciamo così, questo me lo paccheggiamo. Moreno 91-basso via. No, anzi. Non al momento, pollice in alto, scimmia che non vede. Allora andiamo a caricare un po' di uva, visto che ci troviamo. Ecco, bravo, bravo Morino e bravo Enrico. Carichiamo un po' d'uva, la scarichiamo nell'impianto di produzione del vino, perché ho visto che ha iniziato a funzionare, quindi c'era una mod che la mandava in conflitto. Abbiamo le serre sulla farm principale. Oh, è pure veloce sto mezzo. Salutiamo anche il joypad di Moreno. Oleari Enrico, vorrei giocare anch'io a FS22, ma non ce l'ho, come faccio? Costicchia, ma si può prendere anche il gioco base comunque, che se vai sulla home page, nelle informazioni del canale, vedi che c'è un Moreno 91-basso VR. Guarda su Poste Italiane, faccina felice con lacrime di gioia che c'è un messaggio pollice in alto. Ok, un attimo solo. E vado a leggere. Qua c'è un sacco di cose da fare qua. Si vede che ci manco da parecchio tempo in questa serie. Allora adesso dobbiamo raccogliere l'uva. La Juvent. Wow, bellissimo sto camion. Non dirmi che non accetta l'uva. Oh, funziona, che bello. Oh, ci abbiamo, così svuotiamo anche le serre. Allora vediamo un attimo Moreno che ci dice.
Morino, 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 nel dubbio tunzi tunzi ali. Come va? Forse così va meglio, mi sa. Hai ragione, Morino, sai? Moreno 91-basso. GG per Morino, ragazzi. Stella media, stella media. GG per Morino, vai. Tunzi tunzi. Effettivamente, diciamo che io l'audio lo preferisco più presente, più pompato, perché così non mi... Allora, ritornando un attimo a noi, ragazzi, a parte che c'è qualche picco, se dovessimo superare Moreno 91-basso VR ottavo. Ok, ottavo. Dicevo che se dovessimo superare la capienza massima nella produzione del vino, non c'è problema, perché alle spalle ho messo un silos per l'uva, appunto, che vi ricordo che questa mod la trovate nel mod hub ufficiale e che torna utile per stoccare l'uva, che naturalmente poi gradualmente inizieremo anche ad eliminare un po' di serre per passare poi alla coltura, gradualmente alla coltura stagionale, senza farci mancare ovviamente tutto quello che ci serve. Nel frattempo vediamo un po'. Allora, questo si sta svuotando, questo uomo va in loop, va. Nel frattempo Moreno 91-basso VR. Poi me la passi così te la copio, pollice in alto, non sono al PC, faccio fatica a cercare bevanda calda, bevanda calda, bevanda calda. O addirittura tre volte bevanda calda. Allora, a proposito, queste le devo lasciare, queste qua, perché sono il simbolo e il segno praticamente distintivo di questa serie. Nel frattempo, spero che questo... Ah, però se devo fare mangiare a Peppiniello qua. Peppiniello! Peppiniello! Chissà sto Peppiniello dove se n'è andato. Dove stai, Peppiniello? Peppiniello! Ma lo vedremo fluttuare, volare da qualche parte. Peppiniello! Il cacciottone, eccolo là, guarda là, guarda com'è leggero. Si vede la capuzzella. Eccolo. Che sta via di prima. Che praticamente... Eccolo qua. Peppiniello è arrivato. Il nostro cacciottone. Oppla. Dicevo che praticamente gradualmente andrò a ridurre le serre e a iniziare il ciclo di produzione, quello lì con le stagioni. Quindi gradualmente alleggerirò un pochettino questa serie. Vediamo questa a che punto sta. Allora, questo mi pare che è 150.000, giusto? Sì, mi pare che è la capienza delle serie di 150.000, quindi no problema. 120.000, questo, ok, ci andiamo giusto giusto. Ma ci facciamo due risate, ragazzi, perché mo viene bello. Perché mo devo entrare con sto camion? No, ma è un macello. È un macello perché c'è uno spazio risicato, ristretto, stretto. Quindi mi sa che ci dobbiamo entrare in retromarcia all'azienda vinicola bio per Bacco. Mi scordo sempre di mantenere la distanza del microfono. Subito vado a parlare con un volume un po' molto, ma molto più basso. Vediamo un po' come si comporta questo Volvo. Moreno 91-basso VR. Esatto, sì, come quando facciamo... Quando parla zio Gigino, quando parla... La nostra Nadia, che saluto, che non è naturalmente, è un personaggio della serie RP dell'amico Morino, che naturalmente vi invito
assolutamente ad andare a guardare, ad iscrivervi al suo canale, ad attivare le notifiche, a spolliciare e naturalmente se vi iscrivete al suo canale salutate da parte mia. Reale faccina ammiccante. Eh sì, ma quella la Nadia della serie RP conosce tutte le lingue. Ma ultimamente dove è andata? A Toulouse, in Francia, ragazzi. Quella Nadia, saluto la mitica Nadia, non so se mai guarderà questo video, questo canale. Comunque, mitica Nadia, quella vera, salutiamo. Oh, vabbè, vediamo come ce la caviamo. Allora, entriamo dall'ingresso principale e dovremo farcela. Ia giovedì e partita X Egitto stella media. Ole Ari Enrico. Raga, vi vuole diventare mio amico su Steam. Moreno 91-basso VR. Pubblicità. Ok, aspettiamo Moreno. Mamma mia, dove sono andato? Azienda agricola per Bacco. E qualche big la copierà sicuramente. Eccola qua. Anzi, quasi. Ci faccio lo screen scrot. Com'è che si faceva? Com'è che si toglieva tutto? Mi sono scordato. Moreno 91-basso VR. Finita la pub. Com'è che si toglieva tutto qua? Mi sono scordato. Moreno, ti ricordi com'è per togliere tutti i fronzoli? Moreno 91-basso VR. F11. No, dico per togliere tutti i fronzoli. Ah, sì, giusto, bravo. Allora, poi vediamo un po'. Ah, visibilità dell'ad. Wow, Moreno, sei un mito. Ci vuole una scuccatella di mani per Moreno, ragazzi. Moreno 91-basso VR. Wio. Una scuccatella di mani a Moreno ci vuole. Sound alert. Da logistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Allora andiamo ad avvisare il custode che mo ci deve mettere in funzione tutta sta situazione qua. Ah, ci possiamo mettere a Turiello. Oh mamma mia. Oh mamma mia, ragazzi. Aspetta, però che stai mai che lo mettiamo. Ne vedremo delle belle. Voglio. Mamma mia. E qua mo ci ingastriamo. Ci ingastriamo sicuramente. F11. HUD. Ok. Fatto un errore. Vediamo se siamo fortunati. Moreno 91-basso VR. Poi ci ingastriamo. Chiamo l'assicurazione occhi. Sì. Chiama zio Gigino. E digli che ci serve un mezzo nuovo. Upla. Mi sono ingastretto. Aspetta. Facciamo il giro da quest'altra parte. Allora. Facciamo la manovra alla Eurotruck. Questo c'è l'asse sterzante che si trova. Vabbè, ho capito, ce la facciamo tutti in retromarcia, vai. Sono arrivato con un bestione qua. Aspetta, vediamo. No, questo ci passa qua sotto, vero? No. Wow, ragazzi, mi sono ingastrato. Con 120.000 litri di uva qua. Accendiamo le quattro frecce, le frecce d'emergenza. Scia miseria. Io lo sapevo.
c'è, nel senso che non credevo fosse così complicato, perché poi là con il Turbo Star ci si passa, che è una bellezza. Il Turbo Star, naturalmente, qui su Farming parliamo di quello del mitico Peppe 978 che salutiamo, ma per gli amici appassionati di Euro Truck Simulator 2 vi ricordo che l'unico inimitabile e miglior Turbo Star lo trovate solo sul sito internet di Ralph Garage. Un nome e una garanzia. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. Azienda agricola I Piani bio per zero. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie al nostro Enrico che ci ha ricordato, naturalmente, che se volete... 91 basso VR. Da chi sta? Sigla faccina con cuoricini. Bravo. Sigla di un canale di una certa persona, non facciamo nome, tu Moreno. Ops, ho fatto il nome al match. Vediamo se riusciamo a scarication. Oh, qua ci incastriamo. Moreno 91 basso VR. Rotolarsi dalle risate, rotolarsi dalle risate. Poi ci incastriamo, Aspetta. Angolo, eccolo qua. Allora, mo dobbiamo sfiorare il paletto alla nostra destra, ma dobbiamo stare attenti. Ecco qua. Ecco qua, mamma mia. Mi sa che quando qualcuno viene a consegnare qua ci tirerà tante di quelle F and down. Moreno 91 basso VR. Dinodas. Dinodas. Ho sudato. Oh. Così produciamo un bel po' di vino. La pomace si sta producendo. Bella, fra le altre cose da notare con me man mano che si scarica il... la situazione. Ok, adesso siamo entrati, ma mo riusciamo ad uscire. Beh, qua ad uscire teoricamente ci si dovrebbe fare abbastanza semplice. Boh, queste saranno le mie ultime parole famose. Allora, stringiamoci qua. Bella sta manovra. Moreno 91 basso VR. Da blog GG1, da blog GG1, da blog GG1. 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 Wow, che idea mi ha fatto venire. Grande Moreno. Mi ha fatto venire un'idea interessante. GG1, ricordami di GG1. Oleari Enrico, come sei entrato riesci anche ad uscire? Non sembra così, perché a volte devi sapere che a volte sono manovre non di bravura ma di chiappettaus, cioè di fortuna, e quindi mi è capitato in altre occasioni, non lì ma qua quando c'è la farm che... Mi sarò già dimenticato da blog GG1. GG1, vedi? Oi. Me la ricordate, GG1. Boh,
ma ci vendiamo anche qualche altra cosa, perché Oleari Enrico WGG. Che però Gigi è scritto proprio all'italiana, Gigi. Gigi San. Ma a proposito di Gigi San, ma com'è andata poi la vendemmia Gigino San? Che naturalmente per i malpensanti è un personaggio della serie RP di Farming 22 del nostro Moreno, ovviamente non nulla di trascendentale, e tuts, per dirla tutta. Allora andiamo a spostare un po' di pallet. Qua abbiamo fatto in tutto questo, però allora facciamo così, andiamo a Reno 91 trattino basso VR. Già venduta l'uva a rotolarsi dalle risate. No, dai, l'ha già venduto. Ma io dovevo andare, gli volevo fare una richiesta. Zio, posso vedere i trattori? Sì, ti faccio vedere quelli là che ho adesso qua. Allora, sono praticamente più o meno sempre gli stessi. Abbiamo il 7R, second generation. Questo è quello lì di Defu. Questo c'ha 21 ore. Mamma mia, questo è quello che ho utilizzato di più. Poi abbiamo un altro piccolo John Deere, che è il 6120, che non è male. Sempre di serie questo. Poi abbiamo il 6R. Ah, 410 8RX. Ah, è vero, la serie X c'ha i cingoli. Questo qua pure mi sono divertito, ci ho fatto un sacco di lavoretti e ci ho fatto 13 ore. Mi rialzo ogni tanto perché ci dietro la cam. Poi naturalmente sciabu, qua ci scappelliamo malpensanti, ci togliamo i cappelli. Poi abbiamo come trattore, abbiamo la foraggiatrice qua, che ho utilizzato poche volte per fare il pastone, e l'altro trattore. Poi abbiamo quello gigante, che è quello più costoso, e che è questo qua, che mi è servito all'inizio per compattare la pula, il 9470RX. Poi ci sta ancora un altro trattore, ma è un trattoriello piccolino, che sta, è sempre il John Deere, che dovrebbe stare buttato da qualche parte qua. Era sta sto trattore. Ah, questo qua. Ah, giusto, sì. Sta alla stalla. Da che non è questa. Ma che sta qui? Eccolo qua, il 5511M. Questo invece è una mod. Diciamo che anche questo pure l'ho utilizzato parecchio. Ovviamente questi mezzi vanno a rispecchiare un po' quelli che avevo nella vecchia serie. Essere sincero, ha cambiato proprio faccia. Sta. Complimenti a voi ragazzi che mi avete suggerito sta cosa, che effettivamente sta cambiando faccia. Moreno 91 trattino basso VR. Ago fame, vi farò merenda. Lerk. Grazie Moreno, vai tranquillo, mi puoi pensare che pure io a breve mi fermo. Interessante comunque la situazione della azienda vinicola Bio per Bacco. Allora, che altro dovevo fare? Che mi sono scordato? Allora. Ah, sì. Oleari Enrico. Ma stavo Valla Moreno. Quello Moreno, se non fa carica pappatoria,
Si affloscia come il palloncino, che saliamo Mister Palloncino e Miss Palloncina, e tunzi tunzi a lei. Ecco, allora vi faccio vedere una chicca che trovate sempre nel mod hub ufficiale. Allora, in generatori ci sono tutta una serie di pannelli fotovoltaici di diverse misure e con diverse inclinazioni, quindi voi praticamente con questa mod qui voi potete installare, come state vedendo adesso, dei pannelli fotovoltaici sui tetti delle strutture delle case che si adatteranno. Lo trovate nel mod hub ufficiale, ora non ricordo bene come si chiama sta mod, però ragazzi ve la consiglio. Ecco qua, che su, questo è proprio enorme. Sì, vabbè, comunque uno più piccolo non me lo poteva dare. Non sono questi qui motorizzati, ma sono dei pannelli questi qui. Oleari Enrico. Oh, questo. Flawless victory, flawless victory, flawless victory. Flawless, absolute flawless, it's so beautiful. No, non mi posso fare. Mannaggia. Nel frattempo, fammi vedere una cosa. Let me check. Ah, sì, perché ho installato anche la... come si chiama? La mod che fa fare la situazione là. Moreno 91 trattino basso VR. Mais. Domani piove regalo. Oh mamma mia. Addirittura spero che non sia così. Erba condizionata. Oleari Enrico. Pubblicità. Ok, aspettiamo il nostro House Eric House che rientra. Allora, abbiamo detto, sì, dobbiamo spostare i pallet di lana. Quasi quasi li andrei a portare nella filateria. Fine. Ok, bentornato, caro Oleari Enrico. A Radio Dab sono le ore 16:53 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Caffè Patacca, il caffè che spacca, in collaborazione con www.ipianibio.it e Caffè Moreno e il sonno viene meno, in collaborazione con Oleari Enrico e ti senti un amico. Oleari Enrico, chiamami per nome, cioè Henry. Henry Moreno 91 trattino basso VR. Posso mettere un emoticon non mia? Sì, in sì. Un altro canale. Vai tranquillo, non ti preoccupare. Lo sai che non sono veniale su queste cose. Non sono come magari altre persone che non gli va di mettere icone di altri canali. Ah, che pro. Moreno 91 trattino basso VR. Strano Erti e strano Lurk che è in ferie, Luna con faccia di profilo strano Erti. Ah, Luna, salutiamo Luna e guardo il mondo da no blog. Mi annoio un po'. Allora, caricamento. Auto. Ok, contro. Ma io scordo. Che stai a magna. Ok, iniziamo a produrre anche altre. Moreno 91 trattino basso VR. Stuzzichini Luna con faccia di profilo. Moreno 91 trattino basso VR. Strano bacio alieno. Bacio alieno. Addirittura a Moreno lo conoscono pure su Marte. Radio Moreno Sound. Allora, questa è quella mod che, se non ricordo male, mi consigliò Moreno 91 Enrico. Basso Harry.
Sono famosa a rotolarsi dalle risate. Questa, se non mi sbaglio, è proprio una mod che mi ha consigliato Enrico. Mr. Henry. A proposito di Henry, se siete appassionati di musica, tra pochi giorni sarà Halloween. Se siete appassionati di musica, amici di YouTube, vi invito ad iscrivervi nel canale DJR80, mi raccomando. Amici di Twitch, se volete passare un po' di qualche oretta in allegria, bailando magari mentre state facendo la ginnastica, iscrivetevi al canale del nostro DJR, mi raccomando. E quando vi iscrivete, naturalmente, portategli i miei saluti. Allora, lo so che non si fa, ma dobbiamo velocizzare una cosa, quindi super forza. Prendiamo questo, lo spostiamo qui, che dobbiamo recuperare un po' di... Aspetta, forse è fuori dal trigger. Sono fuori dal trigger, che rettozzimento. Ecco qui. Halloween Nuts. C'è anche Carnaval. Boh, come la acchiappo? Allora, spazio in mezzo. Ok. Moreno 91-basso VR. Metti mod dei spingi pellet, pushi rotolarsi dalle risate. Ho pensato di metterla qui. Mi sa che... Solo che... Me le trovo dall'altra parte della mappa. Diciamo così, prendiamo una pila alla volta. Salutiamo anche Pila, Pilo, Ciupilo. Pilo. Oh! Ecco qua. Queste, devo essere sincero, le ho piazzate lì, ma proprio non so come. Non so come e quando. Comunque ragazzi, la Universal Autoload in certi casi risulta anche molto utile. Questo per esempio non l'ha acchiappato. Oh. Ecco qua, mo la sistemate. Oh. Ho fatto una manovra brusca. Arrascus. Allora, questa è una mod, una delle tante mod che mi ha suggerito Monsieur Enrico, che naturalmente lo ringrazio per le chicche. Anche sul 19 mi ha dato un bel po' di consigli. Enrico ha suonato e io pago per 0 bits. No, Enrico, quando mai? È offerta da Caffè Padacca, non ti preoccupare. Offre tutto Caffè Padacca e Caffè che spacca. Offre Morino, dai, sto giro. Vai, Morino. Com'è che si chiama? Moreno 91-basso VR. Offro io fuochi d'artificio. Grande Morino, ragazzi, poi ci sarà una cosa particolare nel video che uscirà giovedì, giusto Morino? Giovedì RP? C'è una sorpresa, una cosa particolare che vi invito a non perdervi, perché... Moreno 91-basso VR. Ia Moreno 14, iaia. Ok, perfetto, quindi voglio... Mi raccomando, giovedì alle 13, se non ricordo male, esce il nuovo video della serie RP di Moreno, con il quale sto avendo l'onore e il piacere, nonché il privilegio di partecipare, quindi... Oleari Enrico, avete visto quanto costa ITS 2 a 5?
Moreno 91 è sceso. Basso VR. Moreno 14 iaia, Moreno 14 iaia. Ma mi sembra che... Io. Coppa congratulations. You were saved 100 messages today with Restream chat. Grazie ragazzi, abbiamo raggiunto il record dei messaggi del canale. Restream mi ha detto che siamo riusciti a raggiungere il record dei 100 messaggi. Grazie ragazzi, qua ci vuole una bella scuccatella di mani. Vai, applausi. Sound alert. Da Logistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Allora ragazzi, mo facciamo così. Ho visto che con la coda dell'occhio ho visto che c'è Mister Aiea in live. Grazie regia, rotolarsi dalle risate. Allora facciamo così, consegniamo questi pallet. Chi me lo regala ITS? Vediamo un po' di... Faccio un ride a Mister Aiea, resto per qualche minuto insieme a lui, poi così lo vado pure a salutare, che è un sacco di tempo che non passo nemmeno da lui. E ci congediamo. Ecco qua. Moreno 91 trattino basso VR. Mister Aiea. Che fra le altre cose abbiamo anche nominato, anzi ho nominato, credo. Ah no, abbiamo nominato io e Moreno. Sia Moreno nel suo ultimo video di ETS, ma anche io ovviamente nel commento, perché il nostro amicone Aleasso è praticamente inevitabile non nominarlo quando si parla di una meravigliosa città di mare quale Genova. E quando ovviamente quando io sento parlare di Verona, io dico che è la città di Moreno e Tunzi Tunzi Ali. Moreno 91 basso VR. Blood Trail SSSSSSS. Sì, che ha detto? A proposito, mi devo riportare un'altra volta il mezzo in farm qua. Comunque, riepilogando un attimino. Come Enrico. SS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 
Allora, lana abbiamo detto qua. Ah, ma devo vedere se questa me l'accetta la lana di pecora però, eh. Altrimenti. Oh, che bello, l'accetta. Perfetto. Moreno 91 trattino basso via. D'inverno iniziano i dolori, Moreno 14, caffè concentrato 91. Eh sì, allora facciamo una cosa, proviamo anche la mod di questo furgone della Mercedes qua, che lo trovate nel mod hub ufficiale naturalmente, ed è un mezzo autocaricante. Oh, bello. Carichiamo i pallet e vediamo quello che ne viene fuori. Andiamo. Allora, attivare l'autocaricamento B. Bellissimo. Allora, disattivare l'autocaricamento. Ma Moreno 91 trattino basso VR. Wow, me l'ha rubato, rotolarsi dalle risate, pollice in alto. Ma la... ah, ma allora l'hai provato pure tu. Wow, non lo sapevo. Mi sono scordato pure i lampeggianti accesi qua. Oh, c'è il sound del camion. Allora, vediamo un attimino. Moreno 91 trattino basso VR. Sì, sì, tempo fa. Ah, ok, allora ti ho copiato. L'ho visto poco prima di entrare in live. Ho detto, fammi vedere che ci sta di nuovo. E così ho detto, ma quasi quasi. Lo proviamo. Effettivamente è caruccio, eh.
con la mod, quella che ti permette di sollevare i pacchi, è buono perché puoi proprio simulare. 91 che... basso VR. Allora, boh, vedo i pepat. Bob. What is Bob? What? Allora, farina, Industrial Bakery, Pietro Produzioni, ristorante, andiamolo a portare al ristorante. Wow, ragazzi, oggi fra l'uva, il vino che abbiamo venduto, ovvero il succo d'uva e la farina, stiamo facendo grandi affari con il ristorante, quindi dobbiamo veramente ringraziare il ristorante. Vai. Facciamo il giro come se fossimo una cosa professional. E tunzi. E poi ci congediamo. Allora, il ristorante lo troviamo di là. Quindi usciamo dall'area industriale, dal polo industriale. Poleari Enrico. Pubblicità. Ok, aspettiamo che arrivi Enrico. Nel frattempo giriamo a destra. E poi ci salutiamo. Faccerò un ride all'amico Mister Aie. E ci congediamo e ci salutiamo. Ok. Perfetto, è ritornato anche il nostro Enrico, il nostro amicone Enrico. Mamma mia, c'ha un freno a motore pazzesco sto mezzo. La velocità, la progressione della velocità in accelerazione è molto realistica, ma la frenata è molto molto brusca, veramente molto reattiva. Naturalmente approfitto ancora una volta per salutare e ringraziare tutti quanti voi che siete passati a salutarmi. Naturalmente ringrazio Moreno, ringrazio Enrico che è passato a salutarmi. Naturalmente, come sempre, amici di YouTube, vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i miei link, sia quelli per seguire i miei canali social, ma anche i link da affiliato della Wondershare, che vi permetterà di acquistare Filmora scontato, oltre naturalmente a trovare il link. Moreno91-VR. Di nulla, figurati se posso passare passo, faccina ammiccante da Bloghetuns Moreno 14 tunzi da buono. Grazie a te, naturalmente. Mi sa che dobbiamo, come dicono quelli che parlano proto bello, dobbiamo cittare, nel senso che dobbiamo utilizzare la super forza. Ah, fra le altre cose non l'avevo nemmeno tolta, quindi figurati. E poi naturalmente ci congediamo, perché si è fatta una certa. Oh, stiamo prendendo pure un sacco di punti bonus. Oh, per quanto riguarda la... la situazione qua. Allora, dov'è? Allora, intanto facciamo una scoccatella di mani, vai, una scoccatella di mani. Naturalmente. Ciao Alex. Da Logistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. E quindi Moreno 91 basso VR. Stop freeze, pollice in alto, rotolarsi dalle risate.
E allora ragazzi, approfitto per congedarmi con la consueta formula che sono, come sempre, ringrazio i moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche, i sostenitori e tutti voi, naturalmente, che mi avete tenuto compagnia. Come sempre, vi ricordo, amici di Twitch, ma anche di YouTube, che nella descrizione del video, oltre a trovare i miei canali social, trovate anche un link, come ho detto prima, che vi permetterà acquistare giochi scontati fino al 70%, oltre naturalmente a trovare il link per visitare il sito internet di I Piani Bio. Com'è che si fa qua? Il raid com'è che si fa? Mannaggia, vediamo un po'. Allora, un po' di pazienza ragazzi, che sono veramente arrugginito. Moreno 91-basso VR. La linea al TG5. Vediamo un po' se va così. Mi dice nome utente, non... aspettate un momento. Addio raga. Grazie Enrico. Allora, un attimo solo, se potete restate in coda, così magari se riesco a fare il raid all'amico. Ecco qua. Allora, vediamo un po'. Ecco qua. Moreno 91-basso VR. Perfetto. Raid chiocciola Aleasso. Perfetto, ho messo Moreno 91-basso VR. Fatto. Perfetto. Moreno 91-basso VR. Pollice in alto, pollice in alto, faccina ammiccante mano che saluta. Allora ragazzi, come sempre vi ringrazio, grazie mille a tutti ragazzi. Dove sta? Allora, grazie mille a tutti, thank you so much, è stato buono. Io adesso parte il raid, restate, vai regia, vai. Del piccolo bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.